tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto lo voglio dire grazie a tutti per il sostegno che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno, di questo sono davvero molto molto contento. Come vedete siamo in esterna, perché siamo in esterna essendo che a casa stanno facendo i lavori, ci sono troppi rumori e ho deciso che per il momento, finché ci sono questi lavori, ho deciso di fare i contenuti in esterna. Ma guardate che bella meraviglia, guardate che panorama, che mare stupendo, questa è la bellezza, questa è la cosa più bella, un mare limpio, pulito, e spero che questo nuovo immagine vi piaccia. Ma altra cosa importante, continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale. Dopo abbiamo un secondo canale, The Quantico Extra, che parliamo di tutto, anche di calcio, abbiamo anche dei canali social. Tutto quello che facciamo di social è fatto da noi. Partiamo oggi, la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo due giorni di riposo meritato, perché essendo che hanno fatto un girone di ritorno fantastico, 13 partite, 13 punti, Massimiliano Allegri con i giocatori hanno deciso di riposarsi. Forse è un riposo meritato, non lo so, ditemi la vostra. Comunque posso dirvi questo, che domenica è un match importante. Domenica, se la Juve riesce a vincere a Roma, che sarà difficile perché la Roma sta facendo un buon campionato, ma se riesce a portare a casa i 3 punti contro la Roma, prima di tutto e qualificazione Champions matematica. Poi andare a Roma è facile portare 3 punti? No, signori, basta vedere come gioca la squadra di De Rossi. La squadra di De Rossi gioca non bene, ma gioca benissimo, gioca un calcio europeo. Però il problema è un altro: la Juve avrà una settimana piena per preparare la partita, la Roma non la potrà preparare perché giovedì avrà gli impegni semifinali contro il Bayer Leverkusen. Se non riuscirà a ottenere questi 3 punti contro la Roma, secondo me è stanca, perché darà tutto per battere il Bayer Leverkusen, e sappiamo il Bayer Leverkusen quest'anno non ha perso una partita. Se la Juve non riesce a ottenere questa vittoria, io mi preoccuperei davvero davvero tanto. Però per Roma-Juve ne parleremo durante la settimana. In questo momento voglio parlarvi di un altro argomento: Thiago Motta. Come sapete è il prescelto di Cristiano Giuntoli come nuovo allenatore della Juve. Improvvisamente è diventato una pippa da Thiago Motta. Io non lo so, i cantastori allegriani stanno facendo di tutto per mettere in cattiva luce Thiago Motta. Improvvisamente non vanno neanche più bene alcune dichiarazioni. Qual è la dichiarazione che non va bene? Che si è lamentato del tempo effettivo giocato. Signori miei, ma se non mi sbaglio, il tempo effettivo è stato sempre uno degli argomenti principali del calcio italiano, che si perde tempo per qualunque cosa. In Italia si è sempre lamentato di questo, però improvvisamente, apposta che lo dice Thiago Motta, non va più bene, deve cambiare il suo feeling con i giornalisti, non può dire certe cose. E come? Allegri può andare negli studi di Sky e litigare contro un giornalista perché dice che la Juve gioca male. Allegri può fare quelle sceneggiate, Allegri può andare in conferenza stampa a lanciare freccettine alla Juve. Quello Allegri lo può fare. Invece Thiago Motta, che dice, forse ha sbagliato, che ha detto 31 minuti, non sono 31 minuti, erano 50 effettivi, vero. Però da quanto tempo è che in Italia ci lamentiamo che si perde tempo per qualsiasi cosa, che i giocatori fanno finta di cadere? Ma per quanto tempo ci dobbiamo lamentare? Per quanto tempo ci siamo lamentati che in alcuni campi, quando una squadra di casa vince, i palloni spariscono? Si perde qualunque tempo possibile per perdere tempo, qualunque cosa possibile per perdere tempo. Ora che lo dice Thiago Motta, improvvisamente non va bene, la comunicazione non va bene. Ma il problema è un altro, che questi cantastorie ora cosa dicono? Ma avete visto? Il Bologna ha pareggiato col Frosinone, il Bologna ha vinto all'ultimo minuto con l'Empoli, il Bologna ha pareggiato con l'Udinese. Signori miei, voi che ora criticate Thiago Motta, e io non so se sarà allenatore della Juve perché ancora non è niente ufficiale, ma lo state già massacrando, siete gli stessi che avete saltato la vittoria all'ultimo minuto della Juve contro il Frosinone, siete gli stessi che avete trovato una scusa per l'1-1 del Juve-Empoli, siete gli stessi che avete trovato la scusa per la sconfitta contro l'Udinese in casa. Vero, il Bologna ha pareggiato in casa contro l'Udinese, ma era in 10,
Noi abbiamo perso 11 contro 11, facendo neanche un tiro in porta. Però lì i cantastorie allegriani non parlavano. I cantastorie allegriani non parlavano. Però ora è importante attaccare Thiago Motta. Ora, perché Thiago Motta, forse sarà il nuovo allenatore della Juve, deve essere massacrato, perché improvvisamente il Bologna deve vincere tutte le partite. Siamo arrivati qui che il Bologna deve vincere tutte le partite. Il Bologna viene criticato che il Bologna ha pareggiato con l'Udinese, ha pareggiato col Frosinone, ha pareggiato poi quell'altro, qual era? Con l'Empoli, no, l'Empoli, l'ultima, col Sassuolo, perché improvvisamente il Bologna deve vincere tutte le partite, invece la Juve no, la Juve viene sempre trovata qualche scusa. A me che Allegri dice che trova 11 giocatori, signori miei, la Juve ha 27 gioca 26 giocatori, 11 giocatori li trova sempre, però quando poi Allegri è bravo, Allegri, la cosa bella di Allegri, che è bravo che non va davanti al microfono e si lamenta che gli mancano i giocatori, però poi manda le veline ai suoi cantastorie, i vari, quelli che stanno a Pressing, quelli che stanno a Sky, quelli che stanno a DAZN, quelli che stanno sui giornali, perché improvvisamente non sono stato io a dire che voleva un top centrocampista. E vi dico un'altra cosa, col budget che abbiamo, quale top centrocampista poteva prendere la Juve? Mi spiegate quale top centrocampista poteva prendere la Juve? Però i cantastorie suoi l'hanno fatta uscire fuori. I cantastorie suoi si lamentano che un oggetto misterioso è Thiago Giallo. Ma la colpa è di Thiago Giallo che non gioca, o è la colpa di Allegri? Qualcuno si lamenta che non ho un ottimo centrocampista, che Locatelli non è regista. Ma io ve lo sto dicendo da 3 anni che Locatelli non è regista. E allora perché non cerca di mettere Nicolò Caviglia, no? Deve restare con le sue idee che non le cambia mai. Così non va bene. In questo modo non c'è futuro. In questo modo non c'è niente che uno può fare. Però i cantastorie racconteranno sempre la solita storia che Allegri è un aziendalista, che Allegri ha fatto il bene della Juve, che Allegri ha raggiunto gli obiettivi, che sono il quarto, entrare nei primi quattro e arrivare in finale di Coppa Italia. Una volta gli obiettivi della Juve erano quelli di vincere, e improvvisamente cosa scopriamo dal prossimo anno in poi? Che il prossimo allenatore che verrà, che io sono convinto al 100% che non sarà Massimiliano Allegri, doveva vincere lo scudetto. Quest'anno non era importante vincere lo scudetto, ma dal prossimo anno sì. Io un'altra cosa voglio dire, cari cantastorie, che state già massacrando Thiago Motta, perché solamente che è stato accostato alla Juve. E vi dico di più, in questo momento l'allenatore più esaltato è Simone Inzaghi, era Spalletti lo scorso anno. Se questi due allenatori dovevano arrivare alla Juve o erano vicino alla Juve, a quest'ora le avreste tutti quanti massacrati, perché il vostro caro amico Allegri vi dice questo. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Io penso che alcuni giornalisti, che sono i cantastorie personali o portavoce personale di Allegri, il 1º giugno forse andranno in lutto, non lo so, però preparatevi che al primo pareggio, alla prima sconfitta, questi giornalisti qui massacreranno l'allenatore della Juve del prossimo anno, se non è Massimiliano Allegri. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ammirate questo bellissimo mare. E ci vediamo alla prossima. Se questi contenuti così vi piacciono, basta iscrivervi sotto. Sì, mi piacciono oppure no. Ci vediamo alla prossima. Ciao!